Ciao ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, nuovo giorno e nuovo video dedicato al Black Friday. Questa volta ho deciso di fare qualcosa di totalmente diverso e spero onestamente che questa idea vi possa piacere. Sapete che a fine anno tendo a fare il video dei preferiti e tutte noi facciamo chi crea contenuti il video dei preferiti dell'anno, ma quest'anno ho pensato di inserire i miei preferiti make-up, quindi tutti i miei prodotti preferiti make-up, quindi oggi vedrete solo i preferiti make-up, quante volte ho detto preferiti make-up del 2023 e ho pensato di farveli vedere oggi perché se potete comprare uno dei miei prodotti preferiti durante la settimana del Black Friday sicuramente potete trovare un affare migliore in questa settimana che è a fine dicembre. Quindi ho pensato di anticipare, fatemi sapere se questa cosa è stata una cosa intelligente oppure ho totalmente cannato incrociando le dita. Spero che questo video vi possa piacere, vi possa interessare anche perché preparate una tazza di tè, una tazza di caffè, una cioccolata calda, perché io lo so già che questo video sarà di 40 minuti. Quindi io vi metto qui in sovraimpressione sullo schermo i vari argomenti, perché vedrete prima i prodotti base, poi vedrete i prodotti occhi e poi vedrete i prodotti labbra. Quindi se non vi interessano i prodotti base e volete subito skippare i prodotti occhi, potete sicuramente skippare lì. Ovviamente lo dico già qua, ma non ci saranno prodotti che sapete che già amo da 2150 anni. Quindi, ad esempio, il fondotinta della NARS lo dobbiamo nominare. Ovviamente, il NARS Sugar Glow è sempre sarà il mio fondotinta preferito. Quindi, ci sono ovviamente dei prodotti che sono i classici prodotti che sapete che utilizzo tantissimo e che amo e che non cito. Magari ve li metto comunque nel box informazioni in caso se qualcuno, cioè questo è proprio il primo video che vedete. Però basta con l'intro perché sennò questo video diventa super lungo. Quindi, senza perdere chiacchiera. Iniziamo. Anzi, vi stavo mentendo perché prima di iniziare vi devo assolutamente parlare di questa super offerta che c'è per il Black Friday sul sito di Grow Gorgeous. Sapete che i prodotti Grow Gorgeous sono tra i miei prodotti hair care preferiti, ormai li utilizzo da anni. Ovviamente con il Black Friday è il miglior periodo per fare anche scorta di questi prodotti se voi li utilizzate nella vostra routine. Questo è il periodo migliore perché sul sito potete già trovare tutti i best seller già scontati al 50%. Mentre tutti gli altri prodotti sono scontati al 40%. Con i best seller, se aggiungete il codice Francesca al checkout, vi aggiunge un ulteriore 10% a già il 50%, mentre su tutto il sito, che è scontato al 40% per il Black Friday, se aggiungete il codice Francesca vi aggiunge un ulteriore 10%. Quindi best seller sono scontati al 50%, tutto il resto del sito è scontato al 40%. Se aggiungete il codice Francesca, che sia sui best seller o che sia su tutte le altre cose del sito, comunque potete ottenere un ulteriore sconto del 10%. Comunque, come sempre, vi invito ad andare a controllare il box informazioni dove trovate il codice sconto attivo e la durata, perché sono sicura che questa super sconto duri pochissimo, cioè dura proprio per il Black Friday, credo che duri solo fino al 28 novembre, quindi se volete approfittare dell'offerta vi metto tutte le informazioni nel box informazioni, potete trovare link e informazioni dell'offerta. Ora, vi voglio citare velocemente questi prodotti. Allora, io credo che i miei capelli possano parlare da soli, cioè li vedete che i miei capelli sono cresciuti. Ora io spero di riuscire a trovare una clip, voglio dire di un mesetto, se no un mesetto e mezzo fa, di io che avevo questo ciuffetto alto così. Vi ricordate che sembravo tipo un gallo nelle storie? E vi avevo detto che stavo utilizzando in maniera intensa la linea Intense di Grow Gorgeous, che sapete che è la mia linea preferita. Questa qui è la linea principale, è la linea consigliata se vi stanno cadendo tanti capelli e volete far sì che il vostro capello cresca e cresca più velocemente. Velocemente spieghiamo cosa succede ai nostri capelli. Allora, se questa cosa non vi interessa e non volete imparare cose sui capelli, potete skippare, ma io dico ascoltatemi, fidatevi di me perché so cosa si prova, soprattutto quando si va in doccia e vi cadono una montagna di capelli. Praticamente i nostri capelli hanno tre fasi, passano tre fasi: la fase telogen, la fase catagen e la fase anagen. La fase telogen è la fase di caduta del capello. Quindi quando voi andate in doccia e prendete i vostri capelli, i capelli vi cadono e vi cadono tanto, significa che il vostro capello è entrato in quella fase. Ora, è normale che il nostro capello passa attraverso tutte queste fasi, tuttavia gli ormoni possono modificare queste fasi e magari allungare questa fase. Quindi non so se vi è mai capitato a voi magari di percepire e pensare che i vostri capelli vi stanno cadendo, ma vi stanno cadendo di più del solito. Quindi, cavolo, cioè, me ne resterà qualcuno attaccato alla testa. Questa linea è apposta indicata per
per la fase telogen, quindi la fase di caduta del capello. Ora, questo non è un prodotto anticaduta, perché il prodotto anticaduta, correggetemi se sbaglio, se c'è un dottore qui che mi stia ascoltando, ma non esiste. Perché? Perché non potete fermare e arrestare quella fase. Quello che potete fare con queste tipologie di prodotti, che ovviamente sono prodotti hair care, sono prodotti cosmetici, è promuovere la crescita del capello. Quindi la caduta non la fermate, quella si deve fermare da sola, ma potete intanto lavorare sul fatto di far crescere il vostro capello più in fretta. Come fa questo prodotto a funzionare? Perché funziona? Cosa c'è di magico? Uno degli ingredienti principali all'interno di questo siero è la caffeina. La caffeina è un ingrediente, ci sono anche tantissimi studi scientifici sulla caffeina che aiutano a combattere l'ormone della caduta del capello. Quindi lo sapete che questo qui è un qualcosa che utilizzo ormai da 2 anni. Ve lo dico sempre, se sono in fase telogen, quindi che sono in fase caduta e sono disperata e voglio che il mio capello cresca e cresca bene in fretta, come è successo in questo mese, cioè io non so se potete vedere i miei capelli ed erano pieni di buchi e non hanno più i buchi e sono grazie a questi prodotti, utilizzo questo tutti i santi giorni. Ora, voi mi dite, Franci, sporca o non sporca? Questo prodotto non sporca il capello perché non ha all'interno oli, cioè il prodotto non ha all'interno olio, io ho il capello super sottile. Se voi utilizzate la giusta quantità di prodotto, poi cosa dovete fare? Quando voi lo applicate, cioè vi dovete fare un bel massaggio, dovete far sì che il prodotto entri all'interno del vostro cuoio capelluto. Altra cosa, non dovete metterne troppo, quindi dovete seguire le istruzioni, ci sono ovviamente le istruzioni sul packaging, 20 goccette, ve lo massaggiate e funziona. Per quanto riguarda lo shampoo e balsamo, ve lo dico sempre, io questi li utilizzo, ma li utilizzo in fase telogen, perché lo shampoo per i miei capelli sottili è un po' too much. Se avete i capelli spessi, questo qui ve lo consiglierei, ma se avete i capelli sottili non potete utilizzarlo sempre perché sennò vi secca il capello, perché è veramente veramente intenso. Per quanto riguarda il balsamo, invece è pazzesco. Quindi questa è ovviamente la mia linea preferita, quella che io tendo ad utilizzare tantissimo. C'è anche la maschera Intense che utilizzo, come vedete è bella utilizzata, anche questa è sempre della stessa linea ed è una maschera a capelli che serve a far idratare il capello. Ora, io compro e provo e ho provato veramente tanti prodotti della linea in questi 2 anni, quindi ho altri 2 prodotti che vi voglio citare della linea. Questo qui che è della linea Balance, ci sono varie linee sul sito di Grow Gorgeous, questa qui è la linea Intense, questa è la linea Balance, quindi la linea riequilibrante, e questo qui è un trattamento per aiutarvi a chiudere le doppie punte. Se notate che avete le doppie punte particolarmente secche o in generale la fine del capello particolarmente secco, questo qui vi potrebbe aiutare. Se non volete provare questo, altro prodotto che funziona molto similmente a questo, ma questo qui è un classico leave-in conditioner. Sapete che per me il leave-in conditioner, quindi il balsamo leave-in, è fondamentale da utilizzare. È un prodotto che consiglio a tutti, indipendentemente se avete capelli sottili, spessi, ricci, lisci, eccetera, eccetera, perché ho imparato, anche grazie al Blowout Professor, che è un signore che tipo fa video su YouTube e che parla di capelli, e che spiega l'importanza del leave-in conditioner. Non so se avete notato che i miei capelli stanno anche crescendo in lunghezza, e credo anche che dipenda dal fatto che sono diventata veramente precisa nell'utilizzare anche il leave-in conditioner. Il leave-in conditioner, quando lo utilizzo solo a capello bagnato. Quindi faccio la doccia, mi pettino, prima di asciugarmi vado e passo il leave-in conditioner. Il leave-in conditioner lo utilizzo da qui fino alle punte. Quindi questo è quanto, questi sono tutti i miei prodotti preferiti della linea di Grow Gorgeous. Potervi dare uno sconto così grande per me, cioè, mi rende sempre troppo felice perché veramente vi dà la possibilità di provarli. E un'altra cosa che potete fare, potete regalarli a qualcuno. Onestamente, se conoscete qualcuno che ad esempio è incinta, io dico sempre la linea Intense è il regalo perfetto per le mamme. Sapete che se vengo qui vi parlo di qualcosa che effettivamente mi piace, questi prodotti di Grow Gorgeous. Sono Franci Approve, da 2 anni che li amo, da 2 anni che li utilizzo, li conosco benissimo e quindi sono super contenta di potervi dare questo super sconto per il Black Friday. Ok, allora iniziamo con la base. Se devo scegliere il primer che ho utilizzato di più quest'anno, sicuramente questo qui della Smashbox. Questo qui è il Smashbox The Original Photo Finish Primer. È un primer trasparente, come potete vedere, ed è un primer semplicemente che va a riempire il poro. L'ho utilizzato tanto d'estate quando faceva super caldo e lo utilizzo quando voglio avere una base perfetta per un evento. Voglio che il trucco mi duri tantissimo. Ovviamente, se avete una pelle grassa, questo qui è proprio il primer che vi consiglio
consiglierei, ma in generale anche secondo me se avete una pelle secca, questo qui comunque non è un primer mattificante secco, va semplicemente a riempire il poro e creare questa sorta di tela per il fondotinta. Il primer che ho utilizzato di più, quindi questo qui, si meritava di finire in questo video. L'ultimo fondotinta che è entrato nella mia routine, devo dire mi ha stupito particolarmente, è questo fondotinta della Maybelline. Questo qui è il Super Stay 24 Hour Skin Tint. Ho fatto un video a riguardo, se non l'avete visto ve lo metto qui così potete trovare tutti i dettagli su questo fondotinta, ma un fondotinta low cost dà una durata pazzesca, cioè se cercate qualcosa di low cost per un evento che abbia una media alta coprenza, questo qui è veramente ottimo e anche una sensazione molto leggera sulla pelle. Ultimo prodotto sempre per diciamo la base, questo qui però è un prodotto un po' multiuso, ed è questo stick fondotinta del brand Merit. Non sto qui a parlarne tanto perché Merit è purtroppo un brand che potete trovare o solo in Nord America o in UK, quindi se fate un viaggio da queste parti potete andare a controllarlo. È veramente ottimo, in estate l'ho utilizzato tantissimo, è uno stick, ma a differenza della maggior parte degli stick che li trovo particolarmente oleosi e che non durano, questo trovo che abbia un'ottima durata, sia leggero sulla pelle e abbia questa sensazione di seconda pelle. Passiamo alla categoria correttori. I correttori, come vedete, ne ho veramente tanti e ne ho tanti per diverse ragioni. Allora, iniziamo. Mi sono innamorata quest'anno di questo correttore della Dior. Questo qui è il Forever Skin Correct ed è un fondotinta ad alta coprenza, bello idratante, quindi questo qui lo utilizzo d'inverno sia sotto le occhiaie che soprattutto per coprire il macchietto, brufoletti. Se volete qualcosa ad alta coprenza che però non sia secco, questo correttore è veramente pazzesco ed è ottimo, tra i miei preferiti nella stagione invernale. Trovo che in estate questo qui sia troppo idratante per i miei gusti, ma nella stagione invernale è stato il correttore che più ho utilizzato, quindi la stagione invernale sta per tornare e quindi questo qui lo ritirerò fuori dalla mia makeup collection. Poi abbiamo due fondotinta a full coverage che mi piacciono entrambi. Allora, questo qui è un correttore di Natasha Denona ed è il nuovissimo correttore, si chiama Light Glam Concealer, credo che sia uscito quest'estate. È un correttore full coverage, quindi mi deve piacere la full coverage, secondo me è perfetto per le full face e secondo me è perfetto se avete una pelle grassa, una pelle normale. Se avete una pelle secca non credo che questo sia il correttore adatto a voi, ma se fate parte di tutte le altre tipologie di pelle, questo qui è, come si dice, il correttore secondo me adatto a voi. Se invece avete e se volete un correttore a alta coprenza, super sottile, ma secondo me sia perfetto per una pelle giovane, ma perfetto se avete la pelle matura, se avete il contorno occhi segnato, se avete il contorno occhi secco, questo di Armani, il Lumino Silk Correttore, è praticamente il correttore che sto utilizzando in questo periodo. Mi sta piacendo tantissimo, lo sto utilizzando tantissimo, era nella mia makeup collection ed era stato un po' abbandonato e devo dire che me ne sono rinnamorata ed è veramente un qualcosa che consiglio soprattutto se avete una pelle matura e volete qualcosa però full coverage che vada veramente a coprire il colore dell'occhiaia. Questo qui è veramente valido. Poi il classico correttore che utilizzo diciamo tutti i giorni, media alta coprenza finish radioso luminoso, è questo qui, il fondotinta della COSAS, anche questo ottimo. Devo dire che è molto paragonabile a quello di Armani, forse questo qui è ancora leggermente più radioso rispetto a quello di Armani e trovo che quello di Armani sia più adatto ad una pelle matura rispetto a questo, però anche questo è ottimo anche per una pelle matura. E poi voglio citarlo proprio velocemente, il correttore questo qui di Makeup Forever, il Makeup Forever Ultra HD, credo che non sia più disponibile ormai per l'acquisto da nessuna parte, ma purtroppo è il mio correttore preferito dell'estate. Non so perché ovviamente tutti i brand decidono sempre di discontinuare i miei prodotti preferiti, è un complotto, ormai lo sapete, ma devo dire che questo è il classico correttore che d'estate quando fa caldo non volete assolutamente mettere nulla, riesce ad andare a coprire ma essere super leggero sulla pelle, cioè non vedete veramente dove avete applicato il correttore, stupendo, lo amo. Ultimissimo correttore che sono sicura che ormai tutte voi conosciate è il correttore questo qui di Clé Depot e questo qui è un correttore in stick. Questo è il correttore che consiglio a tutte le persone che non amano truccarsi tanto e che vogliono semplicemente avere qualcosa di facile all'utilizzo, che possono utilizzare in diversi modi, che sia quindi qualcosa di multiuso. Molte volte tutte le mie amiche, dovete sapere che non sono molto appassionate del mondo beauty e hanno questi beauty con all'interno prodotti così, quindi prodotti che possono utilizzare in diversi modi. Questo è il classico prodotto che potete utilizzare sotto le occhiaie, che potete utilizzare addirittura come fondotinta se volete, che potete andare a utilizzare a coprire le macchiette perché è anche un'ottima
un'ottima durata. Poi la cosa ottima è che il correttore si va a fissare perché praticamente è uno stick, però poi quando lo mettete e lo sfumate diventa questa sorta di polvere ma non secca. È veramente, cioè costa, perché costa un rene. Vi volevo far sapere che io questo lo utilizzo tutti i giorni, l'ho comprato a luglio e cioè guardate quanto ne ho utilizzato. Nonostante lo utilizzate tutti i giorni, dura anche tanto, quindi secondo me può valere l'investimento, se così possiamo dire, perché ovviamente stiamo parlando di make up, quindi non è un investimento, ma ci siamo capite. Poi ultimissimo prodotto, complexion, quindi che sia fondotinta, correttore eccetera eccetera, in assoluto questa palette della Make Up For Ever, che come vedete è bella utilizzata, bella amata. Alcune di queste cialde hanno già i buchi. Questa qui è l'HD Skin Palette ed è una palette contour, correttore, fondotinta. Devo dire che, ve l'ho sempre detto, ero convinta che io non l'avrei mai utilizzata, mentre adesso la utilizzo tutti i giorni. Sotto al fondotinta vado a utilizzare la tecnica di, oh mio Dio, come si chiama? Non mi viene in mente adesso il nome della makeup artist, mi sfugge, ma c'è questa makeup artist che fa questa tecnica di underpainting, e queste cialde quando le toccate sembrano oleose, ma poi quando voi le iniziate a sfumare sulla pelle diventano polvere e restano lì tutto il santo giorno, ma non sono secche, veramente super consigliate. Comunque vi metto il link nel box informazioni, come sempre controllate il box informazioni. Per quanto riguarda il bronzer preferito, sapete già cosa citerò, e ovviamente il bronzer preferito in crema che ho utilizzato, lo potete vedere, è questo qui di Make Up by Mario. Questo qui è il Soft Sculpt Transforming Skin Enhancer nella tonalità Light Medium. È un bronzer in crema super leggero, perfetto secondo me per i make up no make up, perfetto anche per le full face, perfetto soprattutto anche per tutte le persone che non applicano il fondotinta ma vogliono creare questo effetto un po' abbronzato senza però avere troppo lo stacco tra la pelle senza prodotto e il bronzer. Questo qui ha una texture sottilissima, anche qui se avete la pelle matura questo è ottimo. Quando mamma Maria era qui in Italia, e sì, qui in Italia, buonanotte, quando mamma Maria era qui in Canada l'ho utilizzato tantissimo su di lei, e anche su di lei l'effetto era stupendo, quindi super consigliato. E poi ovviamente lo cito giusto così due secondi, ma già lo sapete, il bronzer in polvere che utilizzo, è l'unico che utilizzo ormai da un anno a questa parte e lo utilizzo tutti i giorni, e guardate quanto ce n'è ancora. E questo qui di Charlotte Tilbury, come sempre dico, costa, ma se riuscite magari a comprarlo con il saldo del Black Friday, questo qui secondo me è il miglior bronzer sul mercato. La tonalità che utilizzo io non è la prima, perché la prima è super chiara, credo che questa sia la tonalità medium. Ok, passiamo velocemente alla mia categoria di prodotto preferito, ovvero i blush, e quindi ne ho veramente tanti. Anche qui non penso e non credo che voi abbiate bisogno di tutti questi blush, e come sempre vi dico, ascoltate un po' le caratteristiche e vedete un po' quale vi potrebbe piacere. Allora, iniziamo con il primo blush in stick di Make Up by Mario. Questo qui è un classico blush in stick nella tonalità soft coral. Ve lo dico sempre, questo qui è il classico blush che secondo me è in un colore così particolare che merita anche già solo per il colore. La formula è comunque una formula leggera e in stick, quindi secondo me questo tra tutti forse è un po' quello un po' più difficile da gestire come applicazione. Ovviamente io ad esempio ve lo consiglierei, se non siete tanto esperte, di andare con il pennello e poi sfumarlo così, invece di andare e fare le strisciate che vedete insomma su Instagram. Ottima durata, è veramente ottimo, però qui non lo consiglierei a chi ha le prime armi con il blush in crema, mentre ovviamente consiglierei a chi ha le prime armi col blush in crema questo qui della NARS. Questi qui sono gli Afterglow Liquid Blush e sono dei blush in questa formula proprio liquidina, super super cremosina, hanno comunque una buona buona pigmentazione, quindi questi qui secondo me sono i classici blush che sono perfetti sia per full face, quindi cose anche belle intense, perché di solito queste tipologie di blush che sono così liquidi magari sono un po' più indicati per magari trucchi naturali, mentre trovo che questi della NARS siano ottimi per tutti insomma i look, che siano full face o che siano look più naturali. Colori stupendi, il mio preferito è la tonalità Dolce Vita. Se vi piace la base più luminosa c'è anche la tonalità Orgasm, che però ovviamente ha dei brillantini all'interno, quindi vi deve piacere un po' l'effetto luminoso sulle guance. Lo voglio citare velocemente semplicemente perché lo sto utilizzando tutti i giorni ormai da un mese a questa
questa parte, è il blush, questo qui di Armani Lab Blush, che sapete che è il mio blush ed è uno dei miei blush preferiti dal 2017. Cioè non so spiegarvelo esattamente cos'è questo blush. È questa tinta che, come vedete, a differenza del blush di NARS, ha molto meno payoff e molto meno colore, ma crea questa sorta di patina stupenda, leggera sulla pelle. Se avete la pelle oleosa, questo qui è ottimo. E anche se non vi truccate, ma volete semplicemente un po' di blush, però non volete avere lo stacco appunto tra la pelle che non è truccata e tutto il resto, questo qui ve lo consiglio al 100%. Altro blush che anche qui mi sono innamorata quest'estate. La cosa che vi consiglio con questo blush è: uno, shakerarlo un pochino prima che lo utilizzate. Quello che vi consiglio è fare una pompetta di blush. Questa qui basta, lanza per le guance, quindi è un altro prodotto che, se comprate uno, cioè questo vi dura un anno. Vedete che questa formula dovete praticamente rompere le sfere di colore e le dovete rompere sul palmo della vostra mano, in modo tale che così, vedete, si formi il colore e poi così voi potete andare e sfumarlo sulla vostra guancia. Non prendete la goccia così e poi fate così, tac, e andate direttamente e fate casino. Quindi mi raccomando, seguite le istruzioni, ma se seguite le istruzioni, questo qui è pazzesco. Su Mamma Maria questo, cioè, un blush che manco ve so di. Quindi se avete una pelle matura, questo qui di Chanel in assoluto super consigliato, perché non solo ha un bel colore, ma ha questo effetto radioso sulla pelle, che ovviamente su una pelle un po' più matura, che magari è un po' più spenta, con magari un po' più rughe, che quindi ha bisogno di quella luminosità, ma magari ovviamente, che ne so, tipo Mamma Maria la pelle grassa, quindi cioè cose troppo luminose non sono pazzesche su di lei, ma questo è proprio una radiosità naturale. Ultimi blush che mi sento di ovviamente citare, allora, i blush di Armani, ne ho comprati 3. Ho dei problemi? Assolutamente sì, ma questi secondo me sono tra i migliori blush, forse i migliori blush usciti nel 2023. Per quanto riguarda formulazione, non solo hanno dei colori pazzeschi, questo è il colore 11, questo è il colore 52, questo è il colore 51, come potete vedere. Non solo hanno dei colori ottimi, ma trovo che questa formulazione sia una formulazione unica per quanto riguarda proprio formula, perché sono dei blush matte, ma da questa texture super setosa che va addirittura a riempire il poro. Quindi se voi avete i pori particolarmente evidenti e volete qualcosa che sia vi dia un po' di colore sulle guance, ma che vi vada anche a riempire il poro, questi blush sono in assoluto i blush che vi consiglio. Ne ho presi 3, un motivo ci sarà. Poi, super velocemente, perché credo di averli già citati in un altro video, blush questo qui di Gucci, questo per la tonalità soft coral, e come vi ho sempre detto è secondo me l'unico corallo che sulla mia carnagione mi sta bene, perché non è troppo aranciato. I coralli trovo che siano tutti troppo aranciati o tutti troppo pescati. Questo è il classico corallo un po' neutro, veramente ottimo. Poi tra parentesi, il packaging di questo è il più bel packaging che io abbia in tutta la mia makeup collection, cioè solo a vederlo mi regala gioia. Ultimo blush, anche qui super costoso purtroppo, Valentino numero 5, ve lo dico sempre, questo blush vale la pena solo per la tonalità e questo colore super particolare. Se avete la carnagione simile alla mia e avete anche dei colori simili ai miei, quindi avete i miei capelli, magari avete anche gli occhi verdi, questo è il blush da avere, perché questa tonalità di rosso va a esaltare la nostra carnagione e il colore degli occhi tantissimo ed è stupendo, vale secondo me tutti i soldi che costa. Ultimissimo blush che non l'ho scoperto quest'anno, ma anche qui insieme a questo di Armani è la combo che sto utilizzando letteralmente tutti i santi giorni. Quindi vado e applico prima questo prodotto di Armani, poi vado sopra con questo qui, blush di Patrick Ta, e poi vado addirittura sopra con questo blush di Patrick Ta, che è il blush nella tonalità She Is That Girl. Spero tanto che per il Black Friday Patrick Ta possa fare il restock al sito di Calbeauty, perché sono sempre sold out questi blush, ma se riuscite ad accaparrarvene uno con il Black Friday non ve ne pentirete, perché questi blush hanno, secondo me, e sono i blush più a lunga durata sul mercato. Ok, allora, eccoci qui a parlare della categoria occhi. Per quanto riguarda gli occhi, sicuramente il mio prodotto preferito è la matita, questo qui, marrone di Make Up by Mario. Questa qui è nella tonalità di Perfect Brown, ve lo dico sempre, questa qui è una matita super intensa, che non solo ha un'ottima durata, ma che mi permette di, cioè, intensificare l'occhio come nessun'altra matita mi permette di fare. Credo che dipenda dal colore, credo che dipenda dalla formula. Onestamente provo tante matite, ma
non ho ancora trovato una matita che sia comparabile a questa. Quindi questa in assoluto la preferita di quest'anno. Per quanto riguarda palette, ovviamente se ancora non le avete prese e riuscite a trovarle in sconto da qualche parte, per me queste palette Tom Ford rimangono ancora tra le mie preferite, quelle che ho utilizzato di più quest'anno. New Deep è sulle Sable, ve l'ho detto, secondo me sono le palette perfette, soprattutto se avete una palpebra matura. Queste sono le polveri che dovete andare a cercare. Poi, altra palette che ho utilizzato tantissimo quest'anno, è stata forse la palette che ho più utilizzato quest'anno, ed è una palette che non pensavo di utilizzare così tanto, ma invece eccoci qui, ed è questa qui, ovvero la palette di Indash, la Beautopsy Palette. Questi sono secondo me i migliori matte sul mercato, cioè se tu sei una makeup artist e fai tipo bridal look, quindi tipo look da sposa, questa è la palette da avere, veramente stupenda. E invece due palette un po' purtroppo che non penso che neanche siano disponibili in Europa, ma le cito velocemente. Mundas, questa qui di Urban Decay, ve l'ho detto, purtroppo Urban Decay per una volta ci ha ascoltato, ora non so se uscirà mai sul mercato italiano, magari possiamo sperare nel miracolo del 2024. Questa qui è praticamente Space Cowboy in 4 tonalità diverse, con 4 shade range diversi, cioè bellissimi, effetto bagnato sulla palpebra, stupendo. E poi altra palette di cui mi sono innamorata tantissimo ed è una palette super comoda da avere, si possono fare veramente tantissimi look, la sto utilizzando tantissimo, è questa palette di Make Up by Mario. Anche qui ho fatto un video a riguardo su questa palette, quindi se volete vedere swatch, look, siete più interessate di sapere più informazioni su questa palette, vi metto il video qui. Ultime due cose per gli occhi, ovviamente l'ombretto di Chanel, cioè se lo trovate da sconto da qualche parte, anche se lo trovate con solo il 10% di sconto, prendetelo. Questo qui è nella tonalità 12 Claire, non so perché, ma in un altro video credo di aver detto la tonalità 13, no, è la tonalità 12, ed è praticamente semplicemente un matitone matte, io ve lo dico sempre, è un matitone che sembra inutile e uno pensa perché devo avere questo matitone di Chanel, ma secondo me è unico, a parte per il colore, per la facilità con cui si sfuma, quindi è perfetto per tutte le persone che non sanno truccarsi ma vogliono avere qualcosa di pazzesco, cioè mettete questo, fate una linea, cioè non importa se siete capaci o non capaci, qualsiasi pennello avete, cioè pure con le dita, e vi verrà, cioè uno smokey eyes pazzesco. Poi altro prodotto di cui mi sono innamorata follemente, questo ombretto di Armani, questo qui è nella tonalità 44S, è un ombretto in crema ed è un ombretto in crema però super sottile sulla pelle, extra riflettente, anche qui perfetto se avete anche una palpebra matura, perché ovviamente avendo questa formula super leggera non va a risaltare diciamo tutte le pieghette dell'occhio, non è quelle formule tipo super glitterate, quindi se vi piacciono quelle formule questa qui non è diciamo il prodotto adatto a voi, ma è perfetto per quell'effetto, anche qui un po' effetto bagnato, per trucchi da tutti i giorni, cioè 2 secondi lo applicate, un po' di mascara e potete uscire di casa, pazzesco. Ultimo prodotto per gli occhi è un eyeliner, in realtà questo qui è preferito da anni ed è il mio eyeliner preferito della Clinique, che io ho scoperto proprio appena mi sono trasferita qui in Canada, casualmente ero alla ricerca di un eyeliner nero e la commessa me l'aveva consigliato, poi mi sono trovata benissimo, solo che io non avevo mai provato la tonalità espresso e questo mi piace addirittura più del nero e lo utilizzo adesso di più del nero, perché lo utilizzo per andare semplicemente ad intensificare la rima superiore dell'occhio, veramente stupendo, cioè se volete un eyeliner marrone scuro intenso che dura tantissimo, dura l'estate 40 gradi, e soprattutto vi dura anche perché è un packaging in penna che dura tantissimo, cioè certe volte comprate quegli eyeliner in penna e dopo tipo 3 settimane già non scrivono più, questo se lo utilizzate tutti i giorni vi dura comunque mesi, veramente super consigliato. Ultime due cose per la categoria occhi, abbiamo ovviamente mascara, cioè lo sapete già cosa vi sto per dire, questi qua, la combo Too Faced Better Than Sex e il Benefit Fan Fest, questi sono i mascara che mi permettono di avere queste ciglia, cioè le vedete le ciglia? Sembra che io abbia le ciglia finte, io non ho mai avuto le ciglia così incurvate, che stanno così tutto il giorno a ventaglio, questi due prodotti assieme sono il miracolo ad agosto è successo e io non tornerò più indietro, veramente stupendi, wow! Li amo. Ultimissimo prodotto, questa volta per le sopracciglia, questo è proprio random, è un prodotto low cost, questo qui del brand L'Oreal, l'Infallible Brow. Ora vi metto un video qui di io, quando io l'ho provato per la prima volta ho detto ma cos'è sta M, puntini puntini, con tutto il rispetto per la L'Oreal, perché praticamente poi lo facciamo finta che non sia successo niente. Quando
aperto questo prodotto, ho detto: ma cos'è sta roba? Cioè, prendo un botto di prodotto orribile, cioè, cosa fa? Non mi sembra che vada a fissare così tanto. E invece no, questo si è rivelato il prodotto perfetto per la pigra che sono io. Dovete sapere che io sono una persona super pigra. Questo prodotto io lo applico, come vedete, lo applico e divento praticamente lupo lucio. Poi passo con una velina e vado praticamente a ripulirlo così. Questo prodotto mi va a fissare le sopracciglia e me le va a colorare, così che io non devo utilizzare né la matita né il fissatore, cioè fa tutto lui. Sono un po' più definite del solito e lo so che non è praticamente un look che secondo me può piacere a tutti, ma non so, un periodo che mi piace avere queste sopracciglia definite. Poi magari, non so, tra 2 mesi penserò che queste sopracciglia sono una cacca. Siamo all'ultima categoria, la categoria labbra, quindi andiamo abbastanza velocemente. Per quanto riguarda matite e labbra, quelle scoperte quest'anno, che insieme alle matite di Pat McGrath sono tra le mie matite preferite, sono queste di Patek Ta. Hanno una durata pazzesca, cioè, raghi, voi le mettete, non si muovono, cioè potete mangiare, potete bere, niente. Compratele su Cult Beauty con il Black Friday, queste sono le mie preferite. La mia tonalità preferita è She Is Humble, che è la tonalità più chiara, e la tonalità She Is Proud, pazzesca. Poi devo dire che quest'anno sono passata a, prima era solo o lip gloss oppure rossetti liquidi, quest'anno sono passata a rossetti cremosi, anche se non hanno una durata pazzesca, devo dire che li utilizzo lo stesso tantissimo. Ne abbiamo due, perché in realtà questo non è un rossetto, quindi abbiamo due rossetti così classici. Sono uno, il 540 Thanks It's MAC, che è praticamente il rossetto che è andato super virale a luglio, credo, a luglio o a giugno, cioè guardate il mio in che condizioni è, lo utilizzo letteralmente tutti i santi giorni, perché è super comodo da applicare, ok, non ha una durata pazzesca, ma chi se ne frega. E poi, altro rossetto, sempre in questa, diciamo, categoria, sono questi della NARS, questi qui sono gli Afterglow Sensual Shine Lipstick, sono praticamente il rossetto che ho adesso. Ora, questo rossetto ha una lunga durata? No, assolutamente no, è un rossetto che se voi bevete si stampa, ok, quindi non si attacca alle labbra, ma quando voglio qualcosa sulle labbra, soprattutto sulle labbra particolarmente secche, ma voglio qualcosa che abbia un colore bello intenso, devo dire che utilizzo questi. Poi cosa succede? Il colore tende a svanire abbastanza veloce, quindi mi ritrovo tanto a riapplicarlo durante il giorno. Personalmente non mi dà fastidio, ma so che non è, come si dice, everyone's cup of tea, però a me è piaciuto tantissimo e devo dire che li sto utilizzando tanto. Le mie tonalità preferite sono Devotion, Orgasm e Dolce Vita, che era qui e non so dove sia finito. Altro prodotto, anche qui, classico prodotto che è, cioè, non dura assolutamente nulla. Questo prodotto è l'Hourglass. Questo qui in realtà è tipo un lip balm, lip gloss. La cosa che più mi piace di questo prodotto è la texture che ha, perché ha la capacità di creare questa sorta di patina sulle labbra che va letteralmente a levigare le labbra. Cioè, se voi avete anche le labbra non perfette, cioè, sapete, tipo le labbra quasi stile effetto filler, questo prodotto lo fa. Ovviamente anche qui stiamo parlando di un prodotto che non ha un'ottima durata, perché è tipo un lip gloss, quindi dovete riapplicarlo. Tonalità 110. Per quanto riguarda rossetti invece a lunga durata, vabbè, cioè, se ancora non avete comprato, io mi offendo. Già, il Lip Power di Armani, la tonalità 109. Guardate quanto, adesso lo faccio vedere. Cioè, questo è il rossetto. Io talmente l'ho utilizzato che manco lo vedete più, e sicuramente lo andrò a comprare anch'io con il Black Friday e me ne comprerò uno nuovo. Non ci credo, ma è il mio rossetto preferito. Se volete qualcosa a lunga durata, per me questo è il mio rossetto preferito. È un rossetto cremoso. Quindi cosa significa? Quando voi lo mettete sulle labbra, il rossetto andrà a stampare, ma poi c'è, cioè, questo rossetto, si toglie il primo layer, quindi il primo strato cremoso si leva, il colore rimane. Cioè, io ve l'ho fatto vedere in 150 storie, tipo io che vi ho fatto vedere all'inizio serata, a fine serata, dopo tipo 6 ore. Ultimi rossetti, anche qui a lunga durata, sono questi rossetti di Lisa Eldridge. Questi qui sono dei rossetti liquidi. Non sono più una fan dei rossetti liquidi, devo dire, purtroppo trovo che siano sempre troppo secchi. Questa formulazione è una formulazione diversa. Cioè, io non ho mai provato una cosa del genere, perché sono dei rossetti liquidi, da una texture super super sottile, difficile quasi da spiegare. Sembra quasi che siano non secchi, ma cioè non hanno proprio sostanza. È un qualcosa di magico su di me, sulle mie labbra durano tantissime ore e ho un po' di colori, ho la tonalità Affair, Ribbon e Fawn. Se ne dovessi scegliere una, sceglierei Fawn per quanto riguarda la tonalità nude, e ovviamente il rosso è Ribbon, che è il classico rosso Natale che mi avete visto e che tendo ad indossare tantissimo. Sapete che a dicembre tendo ad indossare il rossetto rosso tantissimo, perché entro
rientro sempre nel clima natalizio. E voilà, questo è quanto. Se tu sei arrivata qui alla fine, io ti mando un bacio gigante, cioè ti amo praticamente, perché tu sei proprio la persona e le mie persone preferite della mia community. Se sei ancora qui ad ascoltarmi, ti voglio ringraziare. Niente, io direi che ho finito per oggi. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, ma come sempre che vi sia stato utile o che io vi abbia semplicemente tenuto un po' di compagnia. Oggi ve ne ho tenuta veramente tanta. Ci vediamo domani con un altro video dedicato al Black Friday. Ciao!